amiche creative, eccoci qua all'appuntamento del martedì con l'uncinetto, quindi uncinettiamo insieme e oggi è il tema dell'amore, quindi andremo a realizzare un cuore tutto ad uncinetto. Bando alle ciance e partiamo subito con il tutorial. Pronte, partenza, via. Allora, questo è cotone, ma lo potete fare anche di lana. Io infatti ne ho fatti altri di lana e poi ve li faccio vedere. E l'uncinetto sto utilizzando il 2,5. Questo filato in realtà richiedeva il 2. Allora, facciamo il cerchio magico e allora, il cappio, poi facciamo una catenella e iniziamo a lavorare 6 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, cinque e sei. Allora, fatte le 6 maglie. Adesso vado a tirare il capo, quello corto, tiriamo, tiriamo e andiamo a chiudere il nostro cerchio, quindi nella prima maglia, con una maglia bassissima. Quindi prendo il filo e unisco subito le maglie. Ecco qua, abbiamo fatto il nostro cerchio. Adesso andremo a fare 6 aumenti, quindi dovremo poi avere 12 maglie. Vado a fare la prima catenella, poi una e due. Maglia di base, entro, faccio una e due. Maglia di base, entro. E faccio 2 catenelle, una e due, e così fino alla fine. Contiamole perché allora abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 e 12. Questa è la maglia che ha chiuso, quindi non va considerata. Entriamo dentro, prendiamo il filo e chiudiamo con una maglia bassissima. Eccoci qua. E abbiamo fatto il secondo giro. Adesso, ragazze, dobbiamo fare una maglia bassa sulle maglie sottostanti, quindi non ci possiamo sbagliare. Prima maglia, prima catenella e poi iniziamo. Aspettate che col telefonino e la mia vista è tutto un programma. Ecco qua. Allora, una, due, senza aumenti, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 e chiudiamo. Quindi prendo il filo e chiudo. Continuo. Allora, dobbiamo fare 4 giri. Già ne abbiamo fa. Allora, l'aumento non lo consideriamo. Questo qui, il primo che abbiamo fatto adesso senza aumenti. Oltre a questo altri 3. Quindi 1, contate sempre 2 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eccolo qua. E andiamo sempre a chiudere con una maglia bassissima. Vedete, già si sta formando la gobbetta e abbiamo fatto due giri, 1 e 2. Questo invece era il cerchio magico e quello dell'aumento. Adesso ne dobbiamo fare altri e 2. Allora, abbiamo fatto i 4 giri. Guardate, eh? Allora, primo giro la base, poi c'è l'aumento, poi c'è 1, 2, 3 e 4 giri. A questo punto cosa fate? Tagliate il filo e chiudiamo così e lo mettiamo da parte. Rifacciamo la stessa identica cosa, quindi cappietto, pronti, catenella, 6 maglie basse, 8, 9, 10, 11 e l'ultima 12. Ecco qua. E adesso andiamo a chiudere l'ultimo giro, quindi il quarto giro. Adesso, ragazzi, abbiamo la stessa situazione di quello che abbiamo fatto prima. Vedete? Ma come facciamo? Allora, mettiamo il lavoro con l'uncinetto a metà di questo che abbiamo creato. Vedete? Sta a metà. Vado a prendere l'altro che avevamo fatto prima e lo metto sempre in posizione che il filo che, di chiusura rimane a metà. Vedete? Li andate a sovrapporre così, quindi combaciano sia questo ancora con il cappio attaccato, sia questo fatto in precedenza. Io adesso con l'uncinetto cosa vado a fare? Vado ad entrare qui proprio sulla maglia di chiusura. Vedete? Entro anche sull'ultimo che abbiamo fatto, prendo il filo, lo passo all'interno e chiudo con una maglia bassa. Ok? Poi apro e mi trovo in questa situazione. Ecco qui. Adesso inizio a lavorare, quindi rifaccio una catenella e vado a lavorare all'interno della base sotto, quindi 1, 2, 3, 4, 'Perché col telefono non è tanto semplice, eh? Allora 4, 5, 6,
9,10 e 11, perché una manca perché l'abbiamo unita. E 11. Adesso andiamo a quella vicino, quindi andiamo alla prima maglia disponibile e continuiamo il giro prendendo sempre un lato solo, ragazzi. Ci metto il dito dentro così, ecco, 1, 2 e 11. E chiudiamo. Dobbiamo prendere la prima maglia ecco qua adesso lavoriamo 5. Allora, faccio intanto la catenella, poi vado a fare la prima maglia, 1, 2, 3, lavorando sempre, guardate, sempre su un lato solo, 3, 4, 5, la sesta, dobbiamo fare la diminuzione. La diminuzione come si fa? Si prende la costa davanti della maglia bassa di base e un'altra costa della maglia successiva. Quindi ho due coste della base. Prendo il filo, passo dentro alle due coste e chiudo. E ho fatto una diminuzione. Adesso continuo, quindi questa è la maglia della diminuzione, qua, 1, 1, 2, cinque, contiamo altri 5, 1, 2, 3, 4, 5, facciamo un'altra diminuzione, quindi costa davanti, prendo il filo, passo attraverso e poi chiudo e finisco il giro. E chiudo. Allora, eccolo qua. Adesso dobbiamo andare a fare altre due diminuzioni. Quindi, se tenete, ascoltatemi, se tenete il lavoro tra le mani, quando arrivate qui all'angolo, unite le due maglie. Quindi lo potete fare anche senza contare, perché ci sono dei lavori dove c'è uno schema e bisogna fare attenzione. In questo caso qui, infatti questo va bene anche se sembra complicato, ma va bene anche per le principianti. Perché? Perché non dobbiamo andare proprio precise, precise, precise. Precise, l'ho detto, precise. Quindi io adesso mi vado a fare tranquillamente, senza contare, arrivo qui all'angolo diciamo, qui all'estremità, no? Io la tengo schiacciata e quindi io
me ne vado qui. Arrivata, perché vedete questa è la maglia che sta qui, io dico angolo così ci capiamo, mi vado a fare la mia diminuzione, quindi una e due. Quando si può fare questo magheggio, facciamolo. Poi continuo. E lavoro, ragazze, fino alla fine che incontro quest'altro angolo qui, lato, ecco, chiamiamolo lato. Fate attenzione sempre a prendere un lato, non prendete l'altra parte, eh. Poi se non c'è una camera di mezzo, lavorerete sicuramente meglio. Ecco, mi sto avvicinando qui, vedete, di lato. Quindi me ne faccio ancora una e due, così vado a prendere queste. Io non sto contando perché sto a chiacchierare, quindi per farvi capire. Due insieme e vado a unirle e chiudo e arrivo alla fine. E chiudiamo. Qui dobbiamo fare, ragazze, le diminuzioni fino a che non arriviamo a fare la punta. Quindi continuiamo. Aspettate, ecco, le devo prendere tutte e due. Ecco, non devo perdere qua. Diminuzione, quindi una costa, e la costa vicino. Io poi lavoro stretto e ho preso pure il 2,5. Io purtroppo ho la mano che lavora stretto. Le cose piccole ci vuole pazienza, ragazze. Ecco qua, vediamo sempre il lato. Adesso andiamo a fare la diminuzione. Quindi una costa e una costa. Mezza maglia bassa, ci siamo quasi, diminuzione, una due. Diminuzione, che stiamo all'angolo.
una e due. Io direi adesso anche di imbottire, perché sennò dopo ci rimane più complicato. Quindi adesso andiamo a chiudere il giro e ci facciamo l'imbottitura, perché siamo in direzione di arrivo. Allora chiudo con la maglia sempre bassissima, allentiamo un po' e andiamo ad imbottire. Eccoci qua, dopo aver imbottito, continuiamo il nostro lavoro. Diminuzione. Wow. Diminuzione. Maglia bassissima e adesso lavoriamo queste maglie, quindi una catenella, una, due. E 3. Aspettate, che ho preso pure la lana dentro. Ecco. E 3. Adesso taglio. Chiudo. Abbiamo fatto il cuore. Adesso con ago, che mi ero preparata, ma non so che fine gli ho fatto fare. Logicamente no, perché senza punta c'ho solo quello. Vabbè, prendo questo con la punta, fa lo stesso. Entro, esco. E taglio. Allora, con questo qua in realtà ci potete fare un cappietto. Aspettate. Allora, ragazzi,
mi è venuto in mente di trasformarlo in un portachiavi. Quindi il filo è troppo corto, quindi cosa facciamo? Noi lo andiamo a bloccare sempre con l'ago. Ecco qui, lo inseriamo dentro come abbiamo fatto prima e lo facciamo uscire nella parte opposta. Tagliamo e qui ne creiamo un altro, quindi prendiamo un pezzo di filo sempre di cotone. Cioè, intendevo lo stesso filo che ci abbiamo fatto il cuoricino. Allora, entro da qualsiasi punto, lascio un po' di codina, lascio un po' di codina e mi vado a fare un piccolo cappio qua. Allora, poi prendo un cerchio chiuso di questi. Allora, chi non ha questo può andare direttamente su il cerchio del portachiave, però mettetene due, perché se no col tempo poi si può il filo, incontrando qui il gancio del portachiavi, si può rovinare. Invece con un anello praticamente scorre l'anello e non consuma il filo. Quindi mi scelgo la lunghezza che voglio, credo che questa sia più che sufficiente. Comunque dai cinesi questi cerchietti li trovate, o se no, se avete una catenina, per esempio questa era una catena, vedete in mezzo i cerchi ci sono. Allora, io adesso mi vado a bloccare con un altro cappio il mio filo. E lo vado sempre ad inserire, lo faccio uscire sotto. E questi li potete poi andare a tagliare tranquillamente. Ecco qua. Apro poi il mio portachiavi, vado ad inserire dentro l'anellino, forse. Poi qui ci volevo mettere anche, allora vedete, io ho un po' di vediamo se così si vede meglio. Allora, questo è il nostro cuore. Poi io un angioletto con scritto fatto per un angelo. No, questo non mi piace. Via. Qui, questi ci servono. Ah, qui c'ho le posate, ma guardate che carine. Però ci servono questi. Eppure, aspettate, fatemi chiudere perché a cascata tutto in attimo, eh. E un attimo,
Poi vi chiamo a voi per accogliere. E vedi? Mazza, mia madre dice sempre. Quando uno dice una cosa, passa l'angelo e dice amen. Allora, queste no. Sono motociclette, spille. Guardate queste. Queste l'avevo presa a una fiera, mi ricordo. Mi pare almeno. Guardate che carini. Non perdiamo tempo. Qua c'è il gufetto. No. Quindi ho preso delle pietre, ma non ce le voglio mettere. Oh, allora, qui ci abbiamo cuore, c'è scritto fatto con amore. Questo già potrebbe essere carino. Questo invece è un angioletto semplice. Le forbici sempre tornano. Questo poi c'è un gattino. L'uccellino, che a me gli uccellini da innamorati mi piacciono tanto. Era tanto che non aprivo queste scatole. Guardate che carina. Questa pure l'avevo presa in una fiera. Le teiere, che carine. Ah, c'è pure il telefono. Queste, pensate, queste qui le avevo fatte. No, no. Penso ci faccio un tutorial. Allora, poi c'ho le lische del pesce. Guardate che carine. Che non c'entra niente, però. Ah, la scarpetta di Cenerentola. Io mo starei una giornata qua, la ballerina. I gufetti. Però per gli innamorati i gufetti a me non mi piacciono. Quindi via. Qua. Qua ragazze. Allora, cuore con angelo, cavallucci, ma non è il caso, farfalle, cavallucci marini, invece questo è il cavalluccio a dondolo, farfalle di nuovo, orsetti, racchette da tennis, cuoricini, cuoricioni, no, ho preso. Lisci lavorati, questi sono, ecco quello lavorato, stelline no, la mano col cuore, ah ecco, allora qui c'è la femminuccia e no, vabbè, guardate che cos'è sta chiave inglese. È troppo figa. I dati, il pennello. Questi quando facevo i braccialetti con tutti sti ciondoli. Mamma mia, quanta bigiotteria che ho fatto. Allora, queste sono le pere, poi le mele. Guardate che carine pure le mele. Basta, vecchi tempi. Allora, qua che c'è? Niente. Allora, io ho pensato di fare con questi, direi. Perché queste non è che fatto a mano, casomai si può mettere nei lavori. Pure l'uccellino è carino, angioletti. Questi pure sono carini, però invece questi, guardate, questi qui uno può fare anche una coppia di cuori. Aspettate che non sto inquadrando, porca miseria. Se vuol dire sì. Allora, pensando di fare la coppia, si può fare una con il maschio e una con la femmina. Quindi prendiamo l'anellino, lo vado ad aprire,
ci metto dentro la nostra signorina. Qui in realtà lo vogliamo impreziosire? O dopo, se mi volete dire le parolacce che ho allungato il brodo, sono gradite, eh? Allora, le perle rosse. Vediamo. Sì, perché questa è troppo piccola, quest'altra è troppo grande. Qua mi vedo manco il buco. Guarda, ragazzi, io il buco qua non lo vedo. Ma c'è? Sentite, lasciamo perdere. Diciamo che abbiamo deciso questa. Ma no, perché sono costretta, proprio perché mi piaceva tanto, ma tanto di più, eh. Allora. Fare con quello, ma è troppo grande. Allora, abbiamo chiuso e questo è il portachiavi. Io credo che sia molto molto carino. Eccolo qua. Lo so. Come vi sembra l'idea? Eccoci qua, abbiamo finito il nostro cuore, anche portachiavi. Poi alla fine, ragazze, l'ho messo anche il ciondolo, l'ho messo dentro l'anellino, che è molto più comodo. Eccolo qua. E poi ne ho fatti, no, in realtà questi li ho fatti prima, anche con la lana. Vedete, anche con la lana vengono molto molto bene, con dei colori pastello che adesso ci faremo un lavoretto, eh? Allora, ragazze, io credo che sia una idea carina. Provateci, 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 va bene? Io adesso vi ringrazio, vi saluto, un bacione, lasciate un commento, uno smile, qualcosa, e io vi ringrazio di tutto l'aiuto che mi state dando, e niente, condividete e non vi dimenticate mai che vi lavo! Ciao!